aprile, celebrato anche all'Aquila. Sotto la neve la cerimonia nella villa comunale, con l'omaggio ai caduti della patria e l'alzabandiera. Per il sindaco Cialente un 25 aprile, che alla luce di ciò che accade nel mondo oggi, assume un significato ancor più importante. Passare 10 minuti a festeggiare la Repubblica e poi pensare che ci stanno altri esseri umani identiche a noi, bambini, donne, uomini, che o sono coinvolti nelle guerre terribili, pensiamo in Siria quello che sta succedendo, oppure stanno conoscendo questo dramma biblico, io direi, di questi uomini e donne che cercano una speranza di vita andando sulle nostre coste. Guardate, noi non ci pensiamo. Ma in questo momento questa sofferenza estrema, c'è una risposta fra l'altro all'Europa di quei movimenti xenofobi e di estrema destra, che sono gli stessi che 75 anni fa portarono al dolore estremo dell'Europa. Per il prefetto dell'Aquila, Francesco Alecci, si tratta dell'ultimo 25 aprile da prefetto, tra qualche mese infatti per lui la pensione. Da 16 anni ogni 25 aprile un'emozione diversa. Io ho avuto la fortuna per la 16ª volta da prefetto di festeggiare il 25 aprile. È un onore che lo Stato mi ha dato e che oggi completo per l'ultima volta, perché fra 6 mesi sarò collocato in quiescenza. È l'ultimo 25 aprile che vivo da prefetto e ho vissuto, seppur in condizioni così soggettive, così straordinarie, meteorologiche, un forte sentimento di partecipazione, come spero tutti quelli che siano qui presenti, proprio per la delicatezza della vicenda che sta vivendo la nostra nazione e per la difficoltà che abbiamo tutti di trovare sempre ogni giorno una sintesi positiva tra le grandi difficoltà che viviamo. In questo, naturalmente, noi all'Aquila abbiamo un'attenzione ancora più forte, più viva, una sensibilità più acuta.